Studio parte già dal 1985, cioè appena finita l'Accademia nell'84, la necessità di rifarmi uno studio di pittura. Attraverso i miei quadri racconto innanzitutto l'espressione nei volti e nei corpi femminili. E poi, come si sa, un pittore si dedica un po' a tutto, i paesaggi, le nature morte e poi il connubio tra paesaggio e figura. Questo, diciamo, mi stimola molto, oppure come paesaggio e natura morta, o natura morta e figure, in cui in questo quadro, se tu puoi inquadrare, si vede benissimo la natura morta che rappresenta, cioè, gli elementi dello studio della pittura, più il corpo, il busto femminile. I paesaggi sono un po' la riflessione della mia memoria. Cioè, ricordare i vecchi paesaggi tipo la stazione di Montallegro oppure la stazione di Magazzolo, i paesaggi che circondano queste stazioni che ormai sono abbandonate, però nel mio vivissimo ricordo c'è sempre, diciamo, e le riporto sempre nei miei quadri, come riporto anche l'attività dell'uomo. Le tecniche che utilizzo sono praticamente, c'è, cioè, la prima cosa è l'olio. Cioè, come prima tecnica, ma poi mi dedico pure una tecnica che a me fa molto, dà molto stimolo, è il pastello francese. Il pastello francese sono, in pratica, sono dei gessetti un po' collaginosi che danno, diciamo, l'effetto di un quadro ad olio. I visitatori possono entrare perché questa stanza qui è dedicata proprio agli ospiti, mentre nell'altra stanza lì lavoro. Innanzitutto, e la mia pittura a livello di figure, sempre ho cercato di immortalare la bellezza femminile. E come meglio dire, si può vedere la bellezza femminile nei corpi e nei volti, che io spesso rimarco, diciamo, perché mi colpisce tanto, c'è, cioè, la bellezza pura del volto e impressionarla sulla tela.